Amici di Dero TV, buonasera, ennesimo appuntamento con Libera la Mente. Torniamo dopo sabato scorso e mercoledì in replica, abbiamo avuto in studio il nuovo sindaco di Linguagosto, la dottoressa Vecchio, accompagnata dall'onorevole Raiti. Con loro abbiamo fatto un po' il punto su quella che è stata la campagna elettorale a Linguagosto. Così come abbiamo detto, continua la nostra trasmissione e presto conosceremo anche gli altri sindaci che si sono confermati o riconfermati nei comuni. La prossima settimana, per esempio, toccherà a Claudio Scavera, confermato, anzi eletto a Castiglione di Sicilia. Come sapete, il sindaco uscente Barbagallo ha deciso di non continuare l'esperienza politica, lasciando così il campo libero a Castiglione di Sicilia. Greta Grasso e Claudio Scavera si sono giocati la poltrona sindaco con la competizione elettorale. Ha avuto la meglio Claudio Scavera, che presto conosceremo e porteremo nello studio di Libera la Mente, oppure andremo a trovare direttamente lì al comune di Castiglione di Sicilia. Stasera noi invece continuiamo il nostro dibattito. Riprendiamo il dibattito che abbiamo avuto in queste sere in nostra emittente televisiva, e dato che molti dei personaggi politici che hanno fatto politica nel nostro paese sono stati chiamati in causa nelle nostre trasmissioni, abbiamo ritenuto opportuno incominciare ad invitare pure coloro che sono stati chiamati in causa, in modo da dar loro la possibilità di replicare o chiarire quelli che sono stati i punti delle discussioni che sono state affrontate a Libera la Mente. È il presidente dello sviluppo Taormina Etna S.p.A. Sto parlando con il dottor Ernesto Del Campo, che fra poco vi presento, ex sindaco pure del comune di Randazzo. Buonasera. Buonasera. La stessa domanda che faccio a tutti gli altri: ci diamo del tu nella vita, quindi credo che sia opportuno, anche per un dovere di cordialità e di correttezza nostra, continuarci a dare il tu. Sicuramente sì. Come detto, ti abbiamo invitato qua in trasmissione perché più volte sei stato chiamato in causa, avendo fatto il sindaco nel comune di Randazzo nella scorsa amministrazione, e quindi sono emersi diversi fatti che riguardavano la scorsa amministrazione. Uno su tutti, su quelli su cui si desidera fare chiarezza, era appunto su questa famosa progettualità che ha avuto il comune di Randazzo: da chi è stata fatta, da chi è stata continuata, chi ha avuto i meriti, chi non ha avuto i meriti, che poi sono alla fine contano poco, l'importante è aver realizzato qualcosa. Si è detto di tutto e di più attorno a questo problema, vediamo se con te possiamo un attimo chiarire quello che è accaduto. Beh, dipende dai punti di vista, perché ciascuno tenta di portare acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare fatti positivi della propria azione politica o della propria azione amministrativa, magari a scapito di altri o non tenendo conto che altri avevano già lavorato su queste cose. Io credo che sono i documenti e gli atti che parlano. Io ho finito la mia esperienza di sindaco nel 2003, in quella campagna elettorale nella quale mi ripresentai. Ho proposto al comune di Randazzo, ai cittadini randazzesi, il resoconto di 5 anni di amministrazione, presentai anche una pubblicazione con tutto quello che era stato realizzato e un'altra pubblicazione che invece riassumeva più nel dettaglio e da un punto di vista finanziario le somme, le risorse che eravamo riusciti a canalizzare in quei 5 anni. Dividendole in 3 grandi settori: le opere iniziate da altri con progettazioni già pronte che erano rimaste ferme per diversi motivi, senza colpa di nessuno, ma per le cause più varie, nei cassetti o nelle scrivanie del comune, della regione o della provincia, e portandole a compimento; quelle avviate e realizzate durante i 5 anni della mia amministrazione; quelle avviate dalla mia amministrazione non ancora completate. Allora, se vogliamo fare una panoramica anche molto sintetica e certamente lacunosa, perché non posso ricordare a mente e a braccio tutte queste cose, io vorrei ricordare per esempio che non ho lasciato da parte neanche uno dei progetti che le amministrazioni precedenti alla mia avevano avviato, a cominciare da quelle vecchie degli anni 80, perché per esempio il progetto dell'area attrezzata di Grotta Burrò risaliva, credo, agli ultimi anni del 1980, del decennio dell'80, e l'abbiamo realizzato, così come avevamo avviato e recuperato le somme della ristrutturazione dell'ex macello, dove dovrebbe andare il quarto museo di Randazzo, non so perché ancora ad oggi, dopo 3 anni dai lavori, lì non si fa niente. E poi quindi dicevo, non ho lasciato da parte neanche un progetto, a differenza invece di altre amministrazioni
che come primo passo tentano di vanificare o annullare o revocare azioni amministrative, progetti fatti dalle amministrazioni precedenti, ma a questo ci arriveremo dopo. Poi abbiamo avviato tutta una serie di progetti che magari erano in embrione ma ancora non erano completi, che abbiamo portato a termine. La ristrutturazione dell'AIS, il completamento della scuola e dell'asilo nido di Via del Romano, la via Regina Margherita, la via Roma, la via Regina Margherita con il famoso mutuo. Con il famoso contestato mutuo. Ancora oggi. Sarà contestato ancora oggi. Io credo che Randazzo sia dotato di una strada che è un biglietto da visita per chiunque attraversi la statale 120 nel tratto abitato del nostro comune, cosa di cui si parlava da 20 anni, ma nessuno mai ci aveva messo mani. Ma vorrei ricordare anche la via nazionale, franata intorno agli anni 80, e che sotto la mia sindacatura è stata realizzata. La via nazionale è quella che dalla porta di San Martino, porta fino a Murazzo Rotto. Fino a Murazzo Rotto. E tante altre cose. Abbiamo poi trovato dei progetti che l'ultima amministrazione precedente alla mia, quella di Angela Vecchio, aveva già avviato, ma erano ancora allo stato embrionale, per esempio il progetto del patto territoriale, ma non solo questo, il progetto finanziato dal Ministero per l'Ambiente per il centro di stoccaggio della frazione secca della raccolta differenziata e altre cose che abbiamo proseguito come se fossero stati avviati dalla nostra amministrazione. E credo che questo non sia un demerito, anzi. Quali progetti sono rimasti, avviati dalla tua amministrazione e poi andati avanti? Ecco, quelli che si stanno ancora, purtroppo dopo 4 anni e mezzo, ancora realizzando. La riqualificazione del quartiere di San Martino, la riqualificazione del quartiere di Santa Maria, la caserma dei Vigili del Fuoco, la piazza San Martino, e adesso non sì, ripeto, chiaramente uno... Posso farti una domanda? Prego. L'illuminazione artistica, non voglio entrare nel merito del progetto del me e tutto il resto, ma come la vedi? Ma io credo che l'illuminazione artistica abbia ulteriormente messo in evidenza le cose più belle che abbiamo a Randazzo. Mi riferisco alle chiese, mi riferisco alle mura di cinta, mi riferisco al castello e a tutte le altre cose, al palazzo di città, che sono state, certo vi sono interpretazioni, ma io credo che il gusto per sia questo ti chiedo. Che il gusto sia soggettivo. A me personalmente, per esempio, quei flash rossi o verdi o azzurri non piacciono, ma ciò non vuol dire che siano brutti, perché in molte città d'arte ho potuto constatare che un tipo di illuminazione di questo genere già esiste. E però certamente per il mio gusto quando sono bianche, per il gusto di altri anche quando sono colorate, la Basilica di Santa Maria è molto più bella di prima, il Palazzo di Città è più bello di prima. Qualcuno però dice che si è perso quel chiaro scuro, quella maestosità del buio della chiesa, per esempio per Santa Maria. Aver risaltato un po' quelli che sono gli aspetti. Io condivido quello che dici sull'illuminazione, ormai tutte quasi le città d'arte. Risaltare gli aspetti cromatici del campanile di San Martino o della chiesa di Santa Maria sia un fatto positivo e non negativo. Certo, il gioco del chiaroscuro era un bel gioco, anche quello, però la particolarità di questi monumenti è proprio quell'antagonismo tra il bianco e il nero. La pietra lavica e la pietra bianca di Siracusa o di Noto o di Comiso. Sono delle cose che contrastano e quindi averle messe in evidenza credo che sia stato un fatto positivo. Anche sul campanile di San Martino la stessa cosa. Ti faccio una domanda. Hai elencato diverse opere, hai elencato quelli che sono stati i progetti che avete portato avanti come amministrazione, ma Ernesto Dal Campo allora perché ha perso? Ma io credo che ci sono state una serie di fatti contingenti che si sono accumulati. Si sono accumulate delle questioni personali con qualcuno che nei primi anni della mia amministrazione faceva parte della maggioranza e che poi per vari motivi ne era uscito o con cui avevamo rotto i rapporti. Vi sono stati degli altri fatti che si sono consumati negli ultimi giorni della campagna elettorale, a cui qualcuno ancora oggi tenta di mettere una maschera, ma è difficile farlo perché a lungo andare il paese è piccolo e la gente chiacchiera. Vi sono stati probabilmente fatti legati all'attività amministrativa, nel senso che io ho incominciato la campagna elettorale molto oltre la zona Cesarini. Ti si accusava di essere stato per molto tempo